Ciao, benvenuti a Speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! In questo episodio ragioneremo del perché esistono ragioni storico-statistiche che suggeriscono una World War III nei primi 50 anni del XXI secolo. La grande innovazione sui campi di battaglia, tale da rivoluzionare l'arte della guerra, fu l'introduzione della polvere nera nel 1500 d.C. e la successiva creazione di cannoni e moschetti. Andiamo quindi a campionare dal 1500 d.C. quante guerre sono scoppiate nella prima metà del secolo e quante altre ne sono esplose oltre la metà del secolo. Sul link che trovate in descrizione vi conduce a una mia bloggata dove appunto ho fatto tutti questi conteggi, da cui è possibile inferire che nei primi 50 anni del secolo sono stati fatti 75 guerre, ossia il 54,7%, mentre nei conflitti esplosi nei successivi 50 anni del secolo sono 62, ossia il 45,3%, per un totale di conflitti pari a 137. A livello aggregato è storicamente un po' più frequente che nei primi 50 anni del secolo si manifestino più conflitti di quanti ne possano detonare nella seconda parte di ogni secolo. Se però riclassifichiamo l'elenco che trovate nella bloggata con l'URL indicato nella descrizione di questo filmato, appunto riclassifichiamo l'elenco di guerre nei vari secoli, evidenziando solo gli scontri ad alta intensità ed escludendo le guerre di secessione che hanno un contendente unico, si ottiene un secondo elenco, da cui è possibile inferire quanto segue. Conflitti esplosi nei primi 50 anni del secolo 12, ossia 57%. Conflitti esplosi nei successivi 50 anni del secolo 9, ossia il 43%. Totale dei conflitti 21. Anche in questo caso è storicamente leggermente più frequente che nei primi 50 anni del secolo si manifestino i conflitti più intensi rispetto a quelli che possono detonare nella seconda parte di ogni secolo. Il futuro non è scritto e non è noto. Tuttavia, dovendo fare una previsione per il XXI secolo, potremmo affermare che 1. Nella prima parte del XXI secolo, dal 2000 fino al 2049-2050, il rischio che detonino guerre ad alta intensità è storicamente più probabile rispetto a quello che potrebbe statisticamente succedere nella seconda metà del XXI secolo, dal 2050 al 2099. In ogni caso, negli ultimi 500 anni, ossia da quando la polvere da sparo è comparsa sui campi di battaglia, rivoluzionando l'arte della guerra, l'umanità ha sempre combattuto almeno un grande conflitto ad alta intensità in ogni secolo. Quindi, per ragioni storico-statistiche, non c'è motivo di ritenere che il XXI secolo possa fare eccezione. Facendo qualche piccola analisi statistica su quest'ultima serie e tenendo bene a mente le profonde differenze qualitative presenti nella serie storica, si può aggiungere la colonna della durata della guerra, minimo un anno, anche qualora fosse stata più breve, per evincere quanto segue. Durante la fase delle guerre tra gli stati nazionali, tra il 1568 e il 1940, il fenomeno della guerra si è acutizzato, dalla prima fase della guerra degli stati nazionali alla proliferazione industriale degli armamenti. La distanza media tra la fine di un conflitto e l'inizio del successivo si è molto ridotto,
contemporaneamente diminuita anche la lunghezza temporale media degli eventi bellici. Durante la fase della Guerra Fredda 1948-1991, la distanza media tra un evento bellico e il suo successivo si è dimezzata, mentre la durata media della guerra è rimasta invariata. Il confronto diretto tra le due superpotenze non c'è stato, in quanto entrambi i contendenti hanno dimostrato razionalità, facendo combattere i propri proxies. Durante la fase multipolare, dal 1992 in avanti, le guerre sono diventate assai più sporadiche rispetto al periodo della Guerra Fredda, la cui distanza temporale media è tuttavia simile alla fase più acuta delle guerre degli stati nazionali, con un allungamento della durata media dei conflitti, guerre combattute con armi convenzionali e in guerre limitate. Considerando che il XXI secolo è un contesto multipolare, con una mutabile simile alle lotte degli stati nazionali della fase storica, ma esiste una proliferazione nucleare tattica, quindi una componente di una mutabile parzialmente simile alla fase della guerra fredda, si può inferire due ipotesi circa il trend futuro delle guerre nel XXI secolo. Ipotesi numero 1. Così come gli stati nazionali si sono combattuti nelle fasi storiche precedenti, analogamente nella fase multipolare, gli attori multipolari del XXI secolo si scontreranno, causando una riduzione della distanza media temporale degli eventi bellici, detonazioni a catena con un'escalation di un confronto diretto multipolare, generando anche una contestuale riduzione della durata media dei conflitti. Ipotesi numero 2. Così come nella guerra fredda i contendenti furono razionali evitando il confronto diretto, analogamente nella fase multipolare gli attori del XXI secolo saranno razionali, evitando lo scontro diretto, ma causeranno, come nella fase della guerra fredda mondo bipolare, tanti conflitti regionali minori, che però non escaleranno in confronto diretto tra i players mondiali. Ma tali guerre genereranno una riduzione della distanza media temporale, detonazione ad effetto di campo minato, con una contestuale riduzione della durata media dei conflitti. È certamente vero che il futuro non è noto e non è scritto, ed è certamente sempre molto pericoloso mettersi a dare i numeri aggregando eventi storici detonati in passato per cause contingenti. Poiché il futuro è sconosciuto, è anche impossibile conoscere a priori la distribuzione futura delle guerre del XXI secolo. Non è noto il loro numero, non è nota la loro durata, non è nota la loro data di detonazione a priori. Quali guerre potranno detonare per cause tutte contingenti al XXI secolo? Tuttavia, riclassificando la serie storica di cui sopra, evidenziando per secoli il numero dei conflitti quanto il tempo speso dall'umanità a farsi la guerra in ogni secolo medesimo, si giunge ad una nuova tabella. In media ci sono 3,8 guerre per secolo, che consumano in media almeno 35,2 anni, ossia in media ogni secolo più di un terzo del tempo di ogni secolo è sistematicamente sempre rushato dall'umanità a farsi la guerra. Sino ad oggi, siamo appena all'inizio del primo ventennio del XXI secolo, abbiamo osservato solo due guerre non ancora terminate, che sono già durate almeno 24 anni. Ci si potrebbe chiedere quanto già osservato sino ad ora provenga o meno dallo stesso universo storico gaussiano che è stato osservato nei 5 secoli precedenti, cioè sin dall'avvento della polvere da sparo. In che misura c'è la possibilità storico-gaussiana che nei restanti futuri 80 anni del XXI secolo vi siano altre guerre future che detoneranno violentemente nel XXI secolo? La risposta storico-gaussiana è impietosa sia per il numero di eventi bellici sia per la loro durata.
I dati osservati sino ad oggi indicano che il campione rilevato nel primo ventennio del XXI secolo è collocabile ampiamente alla sinistra della distribuzione storico-gaussiana. In altri termini, è potenzialmente alta la possibilità storico-statistica che detonino altre guerre prima della fine del XXI secolo. A questo punto potremmo chiederci perché le società collassano? La storia ci fornisce un piccolo campione, nonostante sia piccolo, è comunque ricco di informazioni interessanti. 476 d.C. l'impero romano collassò per invasioni barbariche. 800 d.C. città-stato Maya collassarono per guerre civili con altre città-stato Maya. 1400 d.C. la cultura dell'isola di Pasqua collassò per sovrappopolazione e scarsità di risorse. 1521 d.C. l'impero Incas collassò per invasione degli europei. 1521 d.C. l'impero Azzeco collassò per invasione degli europei. 1917 l'impero russo collassò per lo stress della prima guerra mondiale e per carestie, deflagrando nella rivoluzione russa. 1989 l'impero sovietico collassò per lo stress della guerra fredda e per carestie. Critiche qualitative al piccolo campione. Da quando è iniziata la rivoluzione industriale si sono avuti solo due collassi sociali, tali da avere un disfacimento istituzionale totale, una riduzione della popolazione, una caduta del reddito pro capite e dello stile di vita, e con incremento delle malattie e riduzione della vita media. In poche parole, la distruzione dell'ordine socio-economico istituzionale costituito e dello status quo. Il collasso dell'impero sovietico ebbe impatti assai minori rispetto al collasso dell'impero russo. Ci sarebbe da discutere assai se il collasso dell'impero sovietico fu un collasso causato da una trasformazione traumatica da economia collettivista ad economia di mercato, oppure se fu un vero e proprio collasso. Un'altra cosa da notare è che la maggioranza dei collassi violenti è accaduta in epoche assai ben più remote. Tutti i collassi sono storicamente collocati in era pre-industriale, quindi difficile valutare con un'analisi numerica per inferire in prospettiva futura quale sia la reale capacità di resilienza di una società complessa post-industriale, prendendo a paragone i collassi avvenuti in società pre-industriali. Inoltre, se per collasso si intende appunto il disfacimento dell'ordine socio-economico istituzionale costituito e dallo status quo, allora i casi storici degli imperi che si scindono, si frazionano, perdono pezzi e quindi figliano nuovi stati nazionali non sono da ritenersi collassi, ma processi di nascita degli stati nazionali e non sono quindi inseribili nella serie storica dei collassi. L'economia è una scienza sociale, le mutabili sono spesso assai più importanti delle variabili. Per guardare al futuro, la prima cosa da osservare e comprendere è come muteranno le mutabili, quali impatti potranno avere in futuro. Cause storiche del collasso della società. La storia ci racconta che, quindi, le società complesse di solito collassano per i seguenti motivi, considerando appunto la serie storica di cui vi ho appena discusso. Prima di tutto, i collassi sono causati da invasioni, 3 su 7, il 43% dei casi. Poi, le società collassano per stress delle guerre e carestie, 2 su 7, ossia il 29%. La terza ragione di collasso è la guerra civile, 1 su 7, il 14%. Ultima causa, ma non per importanza, è la sovrappopolazione e la scarsità, 1 su 7, circa il 14%. Oggi, a maggior ragione nei prossimi decenni, la Terra accentuerà il problema della sovrappopolazione. Le cose gireranno di male in peggio. Il climate change indurrà impatti negativi,
accentuando la scarsità. Non c'è traccia di un cambio di paradigma energetico, ma solo sporadici elementi che indicano un allargamento del mix energetico mantenendo sempre l'uso dei carburanti fossili. La storia ci dice che in un contesto di scarsità e sovrappopolazione il collasso della società è una realtà. Mi pare ovvio che nel XXI secolo il collasso della società umana accadrà per sovrappopolazione e scarsità indotta da danni del cambiamento climatico. Le società umane sulla Terra nel XXI secolo collasseranno tutte nello stesso modo? No, per la semplice ragione che sulla Terra ci sono molte nazioni che sono in diverso stadio di sviluppo socio-tecno-economico ed hanno un diverso livello di potenza militare. Paesi del primo mondo, quasi tutte le nazioni hanno un potente strumento militare. È molto probabile che eviteranno il collasso. Paesi del secondo mondo, solo le nazioni con un potente strumento militare sopravviveranno al collasso. Paesi del terzo mondo, tutte le nazioni che collasseranno avranno ovviamente un relativo danni a causa del fatto che non hanno uno strumento militare forte. In termini di continenti, quali società potrebbero sopravvivere al XXI secolo? Africa è già oggi in sovrappopolazione, domani sarà anche peggio. Inoltre, i danni dal cambiamento climatico accentueranno la scarsità. Nessuna nazione ha un forte dispositivo militare. Mia opinione è che tutti i paesi dell'Africa collasseranno per sovrappopolazione e scarsità, guerre civili, stress per guerre e carestie. Europa. Lo strumento militare europeo è debole, ma è più forte dei vari poteri militari presenti in Africa. La maggior parte delle nazioni europee è probabile che sopravviveranno al collasso, fermando l'invasione africana. Asia. Vi sono paesi con un forte potere militare ed altri con un potere militare in forte crescita. Mia opinione è che, se la Russia non venderà a pezzi la Siberia tra i players asiatici, permettendo così migrazioni, è possibile che la maggior parte delle nazioni in Asia collassino per invasioni, per guerre civili, per stress della guerra e carestie, per sovrappopolazione e scarsità indotta da cambiamento climatico. Nord America. Hanno il più potente strumento militare, è mia opinione che sopravviveranno al collasso. Sud America. Lo strumento militare è molto modesto. È mia opinione che la maggior parte delle nazioni del Sud America collasseranno per guerre civili, sovrappopolazione e scarsità, stress bellici e carestie. Australia. Lo strumento militare non è molto forte, è vicina a paesi che hanno bombe demografiche. Il Mar di Timor non ritengo che sia una barriera geografica per mettere in sicurezza il nord dell'Australia. È possibile che l'Australia collassi per invasione, stress bellici e carestie, per sovrappopolazione e scarsità indotta da cambiamento climatico.